Roma contro tutti e stavolta per la Serie A, 17° turno, Fiorentina-Roma, venerdì, ore 20:45. Una partita tosta per la Roma, Che non comunque. rievoca bei ricordi. No, no, è sempre stato un campo per noi difficile, oltre quella parentesi del 7-1 in Coppa Italia, che è stato un po' un exploit. Però è sempre stato un campo molto difficile. Comunque vincere a Firenze per la Roma non è mai stato facile, come Cagliari, come Genova con la Samp. Sono campi ostici. Campi ostici, campi ostici. Una Non Roma. solo per la Roma, perché No, 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 comunque. anche per altre squadre. Però per la Roma in particolar modo non abbiamo mai trovato grosse vittorie facili. Sempre state partite combattutissime. Roma viene questa buona vittoria 3-1 con la Sì. Spal, un po' sofferta. Una Roma che ha perso un po' di solidità senza Mancini e Smalling, però ci sta purtroppo. Comunque, quando mancano due titolari importanti, la Spal ha creato 3-4 occasioni molto pericolose. Grandissima parata di Pau Lopez su Petagna, bellissima. È riuscita poi nel secondo tempo a rimontare e a portare tre punti fondamentali perché aveva perso il Napoli, ha perso l'Atalanta. C'era Cagliari-Lazio, poi ha visto la Lazio vincere all'ultimo. Ora la Roma ha più 3 sul quinto posto, più 11 sul Napoli, più 4 sull'Atalanta. Si è messa bene. Va chiuso però bene quest'anno, quindi anche un pareggio potrebbe chiudere Firmi benino. per pareggio. Firmo no, però potrebbe chiudere benino questo anno. Però la Roma al momento è più forte della Fiorentina, deve andare là per provare a vincere. Come vedi tu questa Fiorentina Allora, adesso? Fiorentina-Inter l'ho visti un po' in difficoltà, soprattutto da un punto di vista offensivo, nel senso che le occasioni che ha creato sono state sempre tiri da fuori. Quindi comunque hanno dei problemini lì davanti, non mi convincono tanto. Chiesa comunque non è il Chiesa dell'anno scorso. Probabilmente non ci sarà, lo anticipiamo perché è Esatto. uscito per infortunio. Quindi, esatto. Quindi comunque ci sono dei problemini che ha questa Fiorentina. Infatti non a caso è una classifica a 17 punti che non si differenzia tanto dalla finale di stagione dello scorso No, è anno. uguale, più o meno uguale, dai. Esatto. Quindi come hai detto te, Fiorentina-Roma è sempre stata una partita comunque un po' particolare. Comunque a Firenze la partita con la Roma è molto Si è attesa perché sentita, comunque c'è sì. molta rivalità Vero, vero. tra le due società, tra le due tifoserie. E è una partita che, come hai detto te, in questo momento la Roma probabilmente sta meglio, però secondo me ci sono delle insidie. Nasconde delle insidie perché vincere a Firenze non è mai facile per nessuno. No, no, assolutamente. E la Fiorentina probabilmente vorrà, dopo sono 5 partite che non vince consecutive, È molto, sì. e vorrà chiudere un anno orribile, perché comunque parliamo di una squadra che ha rischiato anche la retrocessione, perché Sì, l'anno scorso di un punto, due volte, no? a fine campionato ha rischiato la retrocessione con Ha dovuto fare quello l'ultima 0-0 giornata. col Genoa, Esatto, un po' così, un po' particolare un po' così. E quindi di conseguenza è una squadra fiorentina che vuole chiudere subito questo anno, e secondo me vorrà farlo nel migliore dei modi davanti ai propri tifosi, che certamente non saranno soddisfatti Magari dell'andamento. hanno recuperato un po' di entusiasmo con questo pareggio all'ultimo con l'Inter, questo gran gol di Sì, Vlahovic. senza dimenticare che una sconfitta non so se potrebbe costare caro a Montella, perché sai, la Vero. sosta in questo caso è sempre suggerisce sempre il cambiamento proprio durante la Sì, sosta. Quindi certo, perché dà modo al nuovo allenatore in caso di comunque, lavorare. se ci dovesse essere una sconfitta, attenzione alla panchina di Montella. E ecco perché è una partita molto importante, perché non credo che nella valutazione della società su Montella abbia cambiato questo gol al 92° No, non del cambia pareggio con poco, certo. Vlahovic. Sarà importante la partita con la Roma, partita che nasconde delle insidie. Io credo, vuoi un pronostico? Sì, 2-2. 2-2. No, non vedo io così tanti gol, onestamente. Non li vedo. Diamo qualche news, ecco, di formazione prima di darti il mio pronostico. La Fiorentina forse out Chiesa. Giocheranno probabilmente Boateng e Vlahovic davanti. Da valutare un po' Castrovilli che era un po' acciaccato durante la partita con l'Inter, poi è anche uscito. La Roma recupera Kluivert probabilmente, anche se questo Perotti sta andando bene, oltre che essere un cecchino dal dischetto.
Giocherà Zaniolo, Pellegrini e forse Kluivert o Perotti dietro Dzeko. Veretout, Diawara in mezzo come sempre. Un buon Florenzi a destra con la spalla, probabilmente verrà riproposto. Con Mancini sicuramente, forse Smalling. Bisogna vedere se recupera fino all'ultimo, altrimenti Fazio o Setin, che a me non dispiace mai. Onestamente, in tutte queste partite nel quale l'ho visto, ha sempre fatto abbastanza Sì, ma va bene. sempre valutato anche il contesto contro chi va bene e chi. Però fece bene anche un'ottima partita, mi sembra, con il Napoli. Giocò a titolare perché la Roma ebbe qualche Un po' problema. irruento, viene dal Sì, è cartellino stato sempre facile. ammonito, sì, è vero. Però, insomma, un buon prospetto. E Kolarov a sinistra, anche se questo Kolarov è un po' in difficoltà, Sì. possiamo dirlo. Sembra un po' un lontano parente. Potrebbe anche magari giocare Spinazzola. Vedremo, vedremo. Un mio pronostico è un 0-1 barra 1-1. Vedo una Ah. Ok, partita con pochi gol, onestamente. Sì, quindi quindi vediamo scorsa come. settimana ho preso il 3-1. Sì. Tu hai dato 3-0, io 3-1. Pensavo che il gol lo prendessi, ma infatti Lì c'è stata la zampata del la guru. zampata, l'artiglio, Sì. l'artiglio che graffia come vesino per l'Inter. Bene, vediamo un po' come andrà questo Fiorentina-Roma. Per questo format, Roma contro tutti, vi auguriamo un buon Natale, ma ci sentiamo per tanti nuovi video, sempre sui live delle partite. Anche durante la sosta saremo sempre presenti. Abbiamo anche delle novità in serbo sulle quali Tante. stiamo lavorando. Quindi seguiteci, auguri a tutti e ci sentiamo presto. Ciao Ciao. amici!